Grande grazie a Gino Straffi, a Rainbow e al creatore delle Wings, perché avere l'opportunità di utilizzare una guida e una presentazione così autorevole per l'immagine. Perché nonostante alcune difficoltà implicite che ovviamente voi essendo marchigiani come me conoscete nel fare impresa nelle Marche, no? Alcuni problemi di comunicazione, di molto molto ancorati a questo territorio che amiamo moltissimo, da cui ci ispiriamo anche per le nostre creazioni. Io racconto il paesaggio, soprattutto in primavera, quando le nostre colline si riempiono di mille colori, la giornata e avrebbe l'idea appunto in maniera diversa da chi è stato appunto nella. Tanto una parola, noi stiamo per inaugurare appunto nei prossimi mesi questa nuova sede della Rainbow, che sede sono, qui non vi sto a dire perché abbiamo di parlare, ma sicuramente un investimento anche questo. Quindi con questo background di cui vi ho detto, rappresentare le Marche, far conoscere al mondo le Marche, alcuni molti sanno, sono un prodotto, appunto le Wings, scusate, sono un prodotto. Poi vi parlavo prima e che appunto abbiamo avuto poi con la magia della post-produzione, soprattutto cinesi. La Cina è il paese dove la tecnica cinematografica 3D sta avendo maggiore successo nel mondo. Partendo da queste riflessioni abbiamo pensato di creare l'allestimento appunto delle Marche che emozionasse con questa tecnica del 3D, con questi oggetti, ma in questo caso anche il paesaggio è ancora più come dire, quasi da parco a tema, perché avendo una certa esperienza ci sarebbe piaciuto riproporre questo filmato, perché volevamo mettere appunto l'acqua che arriva quando sfioriamo le onde del mare, il vento, i profumi. Questo non è stato possibile perché le attrezzature, i problemi di sicurezza eccetera, lì all'Expo sono molto restrittivi, e quindi la figura, la nostra regione che merita sicuramente, anche grazie agli sforzi del Presidente e di tutta l'amministrazione,